sentita nel discorso, quindi parlerò di Dal Pra. E prenderò due punti che sono stati fondamentali per la mia esperienza culturale. Intanto cominciamo a stabilire che io la prima volta che sentii parlare di Dal Pra, voi siete tutti più giovani e dovete compatire la mania dei vecchi di fare ricorso al sacco della memoria. La prima volta che sentii parlare di Dal Pra fu su un giornale che io leggevo, nel quale c'era scritto: oggi Dal Pra parla alla radio. Era il Dal Pra che usciva dalla Resistenza, faceva parte del Partito d'Azione e aveva un suo ruolo politico. Quindi io per la prima volta che sentii Dal Pra lo sentii alla radio. Poi passò qualche anno, e ritrovai Dal Pra al Liceo Carducci, alla sezione B. Io ero alla sezione E. La cosa era questa, che le nostre finestre non esistevano, cioè erano crollate con i bombardamenti e al posto delle finestre c'erano il legno compensato e delle micro lampadine che illuminavano il passaggio. E io ricordo Dal Pra che raggiungeva la sua classe con un passo veloce, concentrato, attento, e io andavo a mia... Però cominciavo a conoscere Dal Pra, a dargli una figura. E questo fu molto importante, perché quando andai all'università, sempre si tratta di anni molto vicini, in questo momento sto parlando del 1949-50, quindi stiamo parlando di anni molto vicini, e lì Dal Pra insegnava storia della filosofia antica. E io naturalmente desiderai subito fare l'esame con Dal Pra. E il suo corso era sugli scettici greci, un librone edito da Bocca, e che io studiai con grande cura. Teniamo presente che in quegli anni, soprattutto da parte di Dal Pra, più che da parte della scuola di Banfi, proprio da parte di Dal Pra c'era una sorta di caccia alla metafisica, cioè l'abolire teoricamente il pensiero metafisico. Questo era un elemento fondamentale di Dal Pra. E come si faceva a abolire completamente il pensiero metafisico? Bisognava evitare l'oggettività, lo dico con una parola heideggeriana, l'oggettività dell'ente. Cioè non bisognava dire la natura, Dio, la storia, non bisognava cosificare il concetto, dentro il quale poi, per esempio, se uno diceva la storia, pensava di essere nel teatro della storia, non essere storico, ma essere nel teatro della storia. Questo, secondo Dal Pra, era un atteggiamento dogmatico. Se io allora fossi stato più colto, avrei capito che questo pensiero, che si chiamava trascendentalismo della prassi, avrei dovuto capire che non era nient'altro che la traduzione con il linguaggio filosofico di quella che era l'ideologia diffusa del Partito d'Azione. Chiunque conoscesse, dal caso che io li conosca, i testi del Partito d'Azione nel periodo clandestino e anche dopo, sono tutti testi che mostrano l'impossibilità del pensiero diventare un pensiero metafisico dentro il quale il soggetto avrebbe agito in conformità.
cosa voleva. Quindi era noto come trascendentalista della prassi assieme al suo caro amico il professore Vasa. Io incontravo da Pra e Vasa in Viale Romagna la domenica mattina. Loro passeggiavano probabilmente discutendo del trascendentalismo della prassi e io passavo per i fatti miei, però vedevo quei due professori molto intensamente presi dal loro colloquio. Ora, vi racconto questa storia perché è una storia buona. Nel 1953, è passato qualche anno, a Bologna si svolse il Congresso Nazionale di Filosofia, al quale io andai. E devo dire che, almeno dal mio punto di vista, era un congresso piuttosto deludente, nel senso che erano ancora gli idealisti gentiliani, più che crociani, gli idealisti gentiliani che dominavano la scena, cioè avevano la parola più a lungo degli altri, parlavano più a lungo, i temi erano gentiliani. Poi ci fu Dal Pra che fece il suo intervento sul trascendentalismo della prassi. Io allora, permettete l'ironia, ero un custode valoroso di uno storicismo dialettico. Ora, uno storicismo dialettico è uno storicismo che dice: io sono nella storia e della storia assumo la dimensione dialettica, ma però sono già nell'universale. Sono già in un universale. E Dal Pra invece sostenne la sua tesi del trascendentalismo della prassi, che, come vi ricordavo, mostrava l'impossibilità, se non metafisica, quindi l'impossibilità non metafisica, di essere lo stesso nella moralità. Qualche volta usava persino la parola religione, intendendo una fedeltà, una fede. E io ebbi l'idea, insomma, che ora trovo veramente presuntuosa, di fare un articolo sul congresso di Bologna e sul dire che il marxismo, cioè materialismo storico dialettico, non era ben rappresentato dal trascendentalismo della prassi. E Dal Pra ebbe la gentilezza, non il rancore, la precisione teoretica, ma non il rancore, di fare una nota sulla sua rivista criticando la mia presa di posizione. Questo, devo dire, da parte di Dal Pra fu una cortesia infinita, perché un altro professore a un giovane laureando l'avrebbe mandato al diavolo e non avrebbe preso minimamente in considerazione il suo pensiero. E qualche anno dopo, nel rapporto con Dal Pra divenne molto stretto dopo la mia scrittura del libro su Banfi del 1960. Allora entrammo in una grandissima confidenza che durò fino all'ultimo periodo di Mario Dal Pra, che talora mi fece confidenze che devo tenere per me stesso. Allora, comunque, io presi questa considerazione critica e dovetti fare i conti, e i conti li facevo in due modi. Uno, ero perfettamente d'accordo sull'antimetafisica, era una battaglia comune, ma l'antimetafisica soprattutto era la teoria metafisica della cattolica, quello era il centro di diffusione della metafisica, una metafisica dell'essere, no? Che del resto Dal Pra conosceva da quando era giovanissimo, perché come il nostro amico
Prà, che ha messo bene in risalto, studiando il giovane dal Prà, come all'inizio le sue scritture filosofiche erano di natura ontologica. Comunque, il momento era la lotta alla metafisica, però nello stesso tempo c'era questo malentendu, per cui io reintroducevo una metafisica attraverso lo storicismo, no? Mentre Dalprà la smontava completamente. Ora, Dalprà anni dopo mi disse, con quel riserbo, quella correttezza, quei silenzi un po' prolungati, quelle attese, quegli sguardi talora acuti e talora abbassati, mi disse che in fondo non avevo torto, perché c'era un elemento irrazionalistico, il che poi non era vero, e vi spiego perché. E Dalprà mi disse questo quando ormai era in sintonia con Giulio Preti, quindi era in sintonia con una filosofia neopositivista, e quindi tanto in sintonia con questa filosofia neopositivista che scrisse il libro su Marx, che era un libro che derivava dalla interpretazione sensibile del giovane Marx, libro che io poi non ho mai condiviso, perché secondo me gli scritti del giovane Marx non sono altro che delle prove che Marx fa di se stesso per vedere di trovare una strada, poi la strada è il capitale. E però, passato tanto tempo, io ho scoperto che Dalprà aveva perfettamente ragione, soltanto che io l'ho scoperto tanti anni dopo, e per una ragione culturale e linguistica. Cioè, Dalprà nel 1946, 47, 48 non poteva conoscere quella che sarebbe stata la sociologia, l'antropologia, la psicanalisi, l'analisi storica che veniva dall'Inghilterra e veniva anche dalla Francia. Non poteva conoscere queste cose. Dalprà aveva il linguaggio della filosofia italiana, dove prassi era a sua volta un concetto globale, perché ciascuno di noi è in una prassi, ma non possiamo sommare le nostre prassi come fossero una sola. Siamo tutti figli di Dio, ma nessuno di noi è Dio. E quindi la prassi aveva questa concezione ancora unitaria. E il trascendentale che cos'era? Era il trascendentale kantiano, cioè era la corretta pensabilità di alcuni concetti che non potevano essere obiettivati. Prendi il concetto di libertà, che è un concetto fondamentale per Kant. La libertà non si può obiettivare. Esiste un pensiero trascendentale della libertà. Messi insieme il trascendentale e la prassi era il linguaggio che c'era allora, il meglio del linguaggio che c'era allora nella filosofia italiana. Sono passati decenni. Ho potuto studiare altri saperi, vi dicevo, la psicanalisi, la sociologia, l'antropologia, la storiografia europea. E da tutto questo mi venne fuori una concezione che adopero sempre, cioè la concezione di contingenza. Cioè, ogni pensiero nostro, ogni prassi nostra è segnata dal suo essere una contingenza. A questo punto ho scoperto che Dalprà 60 anni prima aveva perfettamente ragione, e che invece era soltanto una questione di linguaggi.
D'altronde non aveva a disposizione tutti i linguaggi che abbiamo avuto a disposizione noi negli ultimi 20 anni. Non aveva quella possibilità. Aveva la possibilità di usare i linguaggi della filosofia italiana o delle traduzioni che la filosofia italiana faceva di autori come Dewey, per esempio, che era un autore importante per D'Alprà via Giulio Preti. Se poi volete qualche notizia in più, era un maestro eccezionale. È un critico di se stesso implacabile. E quando scoprì nei suoi due libri più importanti, adesso non ricordo i libri di medievistica, non li ricordo, ma quando scoprì che in realtà il suo libro sugli scettici greci e il libro su Hume venivano usati da lui in funzione teoretica, cioè in funzione antimetafisica, e non venivano usati attraverso una analitica conoscenza storica che situava il loro pensiero non come utilizzabile da una filosofia del presente, ma come pensiero che apparteneva a un'epoca, apparteneva ad autori, apparteneva a stili di pensiero. Bene, D'Alprà rifece questi libri, e quindi D'Alprà aveva la capacità incredibile nei filosofi, perché i filosofi di solito sono un po' zucconi, e la capacità di rifare il proprio cammino, e in questo modo divenne uno straordinario maestro di storia della filosofia. Tirò su una generazione di storici della filosofia, ciascuno diverso dall'altro, ma tutti con il loro valore. Abbiamo qui il nostro Rambaldi, che bene li rappresenta, come mentalità, come stile, come lavoro, come continuità del lavoro, e quindi li rappresenta molto bene. Vi faccio una confidenza che posso fare. Uno degli ultimi incontri che ebbi con D'Alprà, una passeggiata lungo un viale che non mi viene in mente come si chiama, dove c'è l'ospedale, dove c'è la biblioteca, comincia con la biblioteca e va avanti, poi si va a destra, si va all'università. Mi viene in mente come si chiama. Prego? Francesco Sforza. Sì, però esattamente, in via Francesco Scorza si camminava, e D'Alprà mi fece questa osservazione: non vorrei che quello che io ho insegnato come rigore storico e filologico nel fare la storia della filosofia, togliendo alla storia della filosofia quell'indice gentiliano che era insopportabile, per cui sembrava che tutta la filosofia, a cominciare da Parmenide, andasse proprio a finire nell'atto gentiliano e fosse un cammino omogeneo. Questo D'Alprà l'aveva distrutto molto bene, non con una chiacchiera, ma con una scuola, con un lavoro, con una capacità organizzativa, con la rivista che portava avanti questi temi e che si apriva alla filosofia contemporanea. Ricordo i numeri su Dewey, i numeri su Russell, i numeri su Carnap, cioè era un'apertura alla filosofia. Ebbene, mi disse: non vorrei che qualche giovane prendesse il rigore filologico che io ho insegnato per la storia della filosofia come un mestiere, come qualcosa che fosse distaccato dal pensiero filosofico, cioè fosse un fare buono, positivo, ben fatto, ma che ignorasse il pensiero filosofico. Quindi mi trovavo di fronte a un D'Alprà ormai anziano, che in fondo avrebbe voluto anche ricominciare. Che cosa vi posso dire? Ricominciamo noi. Grazie.
Bene, grazie Fulvio. Rambaldi è stato direttamente chiamato in causa, quindi è la parola proprio a Rambaldi. Grazie, ma ho preso qualche appunto adesso durante, per cui sono un po' tentato di lasciare l'intervento che ho preparato per continuare il filo delle parole di Fulvio Papi, però in fondo è meglio che mi tenga il mio e casomai poi se c'è qualche occasione, perché molte delle cose che lui ha ricordato potrebbero essere spunto per dar vita a questa figura di Dal Pra. Per esempio sul Partito d'Azione, che lui ha ricordato, dicendo che il Partito d'Azione, diceva Fulvio Papi, è molto vicino come pensiero a quello che era stato il trascendentalismo della prassi, quello che fu il trascendentalismo della prassi, e questo è verissimo, è proprio verissimo, nel senso che si vede proprio una maturazione sia di Dal Pra sia dell'altro suo sodale che è stato ricordato da Fulvio Papi, che era Andrea Vasa, si vede proprio nell'itinere delle loro pagine, che sono pochissime quelle scritte durante la guerra, pochissime, perché avevano altro da fare, no? Però in quelle pagine si vede proprio un tentativo molto evidente, no, di dire che si voleva avere una concezione molto avanzata, progressiva, e quindi un ideale di giustizia, di libertà e di uguaglianza molto marcato, e nel contempo farlo senza le grandi categorie totalizzanti, no? E questo era il tentativo dal punto di vista politico. Quindi sarei anche il concetto di fede che tu hai ricordato è legato proprio a questo, no? Cioè, era stato elaborato anche da Bagnano, e ci fu poi una polemica a questo proposito tra loro, ma proprio era un concetto laico quello di fede che Dal Pra in quel periodo, precedentemente era stato molto cristiano, in quel periodo aveva elaborato, e proprio così. Quindi sono tentato però attorno al mio testo, e spero che in questo testo ci sia qualcosa che, anche se indirettamente, riprende le cose di Fulvio Papi. Allora, nel 1982, così mi ero preparato, ricordando Vasa, che è stato appena ricordato, Dal Pra ricorderà che l'amico e lui avevano in comune una formazione cristiana basata su quello che loro poi definivano, questa è proprio una citazione, logica della speranza. E da questa logica della speranza, dice, noi passammo poi, chi era di origine proprio religiosa, passammo a una speranza più terrena, che dice era in noi, parliamo del dopo l'8 settembre, ecco, che un periodo sono i 20 mesi della resistenza fondamentalmente, che era in noi, come dice e scrive, l'ardore di una fiamma che ci apriva come energie nuove e pure nel proposito o nel sogno della trasformazione del mondo. Ora, queste cose scritte all'inizio degli anni 40, fondamentalmente periodo nocciolo comincia con Stalingrado, con l'inverno 42, no? E i rovesci militari in Russia, nei Balcani, eccetera, che spezzano il dominio del fascismo, e quindi in questo periodo qui speranza aveva per loro proprio un significato molto concreto, e Dal Pra, come anche Vasa, diede un'interpretazione molto radicale. La resistenza armata e dopo la liberazione la ricostruzione. Dal Pra era sfuggito fortunosamente a un arresto a Vicenza, aveva lasciato Vicenza per Milano ed era entrato nella lotta armata nelle file di Giustizia e Libertà con il nome di battaglia di Procopio. Io ho avuto tra le mani anche un pacco di cartoline che sfortunatamente è andato perduto, nel senso, quando poi è morta la signora Ines, gli eredi non hanno posto attenzione a questo, un pacco di cartoline, così che Dal Pra ogni giorno scriveva una cartolina alla fidanzata. Ines? Sì, alla Ines, ogni giorno scriveva una cartolina e sceglieva queste cartoline, e firmandole con pseudonimi, sceglieva queste cartoline in modo allusivo. Per esempio, una, me la ricordo benissimo, si vede un mare tempestoso,
un po' di luce nello sfondo, una barca che però è ancora, diciamo, salda, seppure in questo mare tempestoso, e lui commenta: noi siamo nel mare, nella tempesta della guerra, però la luce già si vede, noi riusciremo certamente, e firmava con un nome femminile per non dare idea che fosse un maschio nella clandestinità, no? Anche perché sapevano, la polizia sapeva del legame tra lui e Ines, e quindi sarebbe stato un modo per poterlo rintracciare. Dopo la liberazione, D'Apra è tornato agli studi, al Carducci, e poi è passato in statale. Il primo incarico che ha avuto è stato proprio storia della filosofia antica, perché non poteva insegnare nessuno, che è stato poi anche un insegnamento, questo mi verrebbe sempre a commentare, un insegnamento che poi è stato sfortunatissimo per D'Apra, perché non gliel'hanno messo nella ricostruzione della carriera, per cui era un problema per lui che non gliel'hanno contato come anno universitario, ma come anno liceale. Filosofia, a quel tempo a Milano c'erano, D'Apra quindi arrivò a insegnare filosofia nel 47-48 come incaricato, poi vinse il primo concorso nel 51, storia della filosofia medievale. A quel tempo Milano, che oggi così, era una facoltà, come posso dire, molto diversa da quella che noi oggi conosciamo. I professori ordinari erano solo tre professori, no? Ed erano Banfi, Giovanni Emanuele Barrier e il primo dei giovani, che era Mario D'Apra, che visse in concorso nel 51. Poi c'erano vari, ma pochi, incaricati, e poi lì è cominciato un periodo aureo, circa con la chiamata di D'Apra è cominciato un periodo aureo, perché tanto due grandi personalità erano sia Banfi sia Barrier. Poi nel 56 tutte e due si ritirarono, uno si suicidò, Barrier, e l'altro invece passò fuori ruolo e mancò subito dopo che Banfi. E lì hanno cominciato a fare delle chiamate, no? Con queste poche cattedre di cui disponevano. È stato chiamato allora Gémonat, D'Apra è passato storia della filosofia, Gémonat è venuto per filosofia della scienza, teoretica è stato chiamato Paci, poco dopo è arrivato Cantoni, insomma è stato il periodo aureo della nostra università, che è durato fino alla fine degli anni 60. D'Apra fondò allora questo strumento, questo organo di rinnovamento storiografico e anche di rinnovamento teorico, che è appunto il trascendentalismo della prassi, che è la rivista. Questo qui che si vede in copertina era come si presentava il primo numero della rivista. Ora, quello che si dice fondato la rivista, ma non ha solo fondato, l'ha proprio fatta la rivista, è una cosa quasi incredibile, cioè, e adesso io vi voglio dire qualche cifra di questo, no? Vediamo di non andare fuori nel tempo. Qualche cifra. Dunque, nel 46, parlo solo delle cose apparse sulla rivista, nel 46 due saggi e 12 tra recensioni e schede, nel 46. Poi nel 47 11 tra recensioni e schede. Nel 48 4 saggi, 18 schede e 22 recensioni. Scusate, il contrario. Poi due saggi, due schede nel 49, che è l'anno in cui esce lo IUM. Nel frattempo uscivano anche veri e propri libri, quello sullo scetticismo greco, che è un volume di 300-400 pagine, e quello sulla storiografia filosofica antica, che è un altro volume di 200 pagine. Poi la prima edizione dello IUM, è insomma veramente un lavoro formidabile. Nel 50, quell'anno in cui escono questi due volumi di antichistica, ci sono 5 saggi, 50 tra schede e recensioni. E il 51, oltre a 4 volumi di medievistica, escono 7 saggi, 4 volumi di medievistica, escono 7 saggi e 35 tra schede e recensioni. Cioè proprio l'ha fatto proprio fisicamente la rivista, no? E il rinnovamento storiografico l'ha proprio operosamente fatto. Ecco, poi abbiamo questo indirizzo teorico sul quale anch'io volevo dire qualche cosa. Questo indirizzo teorico del trascendentalismo della prassi era polemico verso quello che loro definivano, i due amici erano amicissimi, D'Apra e Vasa, inseparabili proprio in quel periodo lì, e attaccavano la metafisica, da cui usavano una categoria che era o teoreticismo o teoricismo, e con questa categoria e identificavano i discorsi filosofici, come diceva prima Papi, manchevoli di un articolato confronto con i testi e con la realtà storica del tempo.
A questo contrapponevano nelle loro intenzioni il trascendentalismo, come dice Dapra, una dimensione di consapevolezza critica che poteva aiutare ed evitare posizioni metafisiche per ricondurre l'intellettuale, filosofo incluso, all'istanza della responsabilità morale, teorica e politica. Quindi c'era proprio questa dimensione dell'intervento pratico. Ora, Vasa sviluppò questo trascendentalismo della prassi in un modo suo particolare, cioè Vasa scriveva in un modo che non si capiva, e parlava in un modo che non si capiva, però trasmetteva con questo suo linguaggio veramente oscuro, difficilissimo, trasmetteva questa istanza di rinnovamento morale, perché il suo confronto era con tutta la tradizione del neoidealismo italiano da spaventa ai giorni nostri. Questa era la sua convinzione. Quindi lui ripercorreva questo alla luce di un'interpretazione antimetafisica di Hegel, che poi a leggerla, insomma, era complessa, diciamo, se fosse veramente antimetafisica. Comunque lui interpretava Hegel anche come filosofo della natura, quindi c'era un concetto antimetafisico, e da questa luce, da questo punto di vista, valutava la tradizione. Mentre invece Dalprà lo interpretò soprattutto dal punto di vista storico. Ora, lui voleva muoversi, scrive, per quello che riguarda il trascendentalismo della prassi, sul terreno privilegiato della ricerca storica e dei problemi ad essa strettamente connessi. E il problema strettamente connesso alla ricerca storica era per lui soprattutto la morale, la pratica. Cioè trascendentalismo della prassi in fondo vuol dire questo, che le mie scelte morali e politiche hanno un'autofondabilità nella mia vocazione filosofica, trascendentalistica, nel senso kantiano, con la quale io mi formo la mia concezione del mondo, e non posso uscire da questa, perché solo abbandonando questo abbandono anche il mio terreno politico e pratico sul quale essa nasce. Ecco, ho cercato di dirlo nel modo più con cui sono riuscito, più semplice, che mi è sembrato più semplice. Ora, quello che vorrei trasmettervi è questo, che Dapra lo ricercava nel campo storico. L'ho citato per prima il libro di Hume, Fulvio Papi. La conclusione di questo libro è veramente singolare, nella prima edizione, quella del 1950, è veramente singolare, perché è critica Hume dal punto di vista del trascendentalismo della prassi, dicendo che Hume, avendo affrontato la critica della conoscenza per arrivare a una concezione scettica, e quindi a una concezione di tipo generalistico del sapere, anziché una concezione legata alla realtà politica e pratica e morale del tempo suo, beh, se torto ragione, non è questo che stiamo discutendo, no? Aveva lavorato tanto, ma aveva sciupato la vita. Ora, dire di Hume che ha sciupato la vita, ti ricordi questa espressione? Che è una cosa. E quindi c'erano dei giudizi molto, io non posso fare tanti esempi, però ne voglio fare uno di medievistica, perché da allora fece anche 5 libri di medievistica. C'è questo di Amalrico di Bene, che ha vissuto, è morto nel 1202, ne parla sempre con questa passione. Da Pra era molto riservato, cioè si muoveva con attenzione, con cautela, nell'eloquio era attento, eccetera. Ma era un passionale terribile, chi l'ho conosciuto lo sa, era un passionale terribile, cioè veramente aveva delle passioni fortissime che l'accompagnarono per tutta la vita. Allora, per esempio, presentando già questo giudizio su Hume, che vi dicevo è molto passionale, no? Ma presentando Amalrico di Bene, lui lo presenta come un eroe del trascendentalismo della prassi. Dice che morì di dolore quando la Chiesa, anziché discutere le sue posizioni, lo condannò, morì di dolore, di crepacuore, mentre invece aveva difeso l'autonomia del finito, e quindi era stato un antimetafisico, e questa sua autonomia del finito aveva la caratteristica, sottolinea Dalprà, di collegare tra loro conoscenza e felicità, quindi un aspetto teoretico e un aspetto pratico. Teoretico è sbagliato, un aspetto filosofico di interpretazione razionale e un aspetto invece pratico, come appunto la ricerca della felicità. Ecco, non so se ho potuto illuminare un po' quelli che erano quegli anni. Volevo però ricordare anche questo, un aspetto più particolare della scuola, come diceva Fulvio Papi, che Dapra ha fatto,
e ricordare tre suoi, tra i primi allievi, tre, che sono tre che non sono più tra di noi. Una è Maria Elena, ecco, di questa, questi allievi, che erano suoi allievi, ebbero anche questa caratteristica tipicamente da praiana, cioè che i loro lavori teorici furono presentati sulla rivista che da Pra usò come palestra per i suoi allievi, offriva a tutti gli allievi la possibilità di elaborare la rivista, ebbero questa caratteristica tutte e tre, che i loro lavori teorici sono sempre suffragati anche da edizioni di testi medievali, e non solo medievali, anche seicenteschi, che corroboravano a livello, come dire, testuale la loro posizione di storici della filosofia. Sono tre che io voglio ricordare. Una è Maria Elena Reina, che in verità insegnerà poi storia della filosofia all'Università di Trieste, si era laureata con Banfi su Parmenide, poi aveva conosciuto da Pra, si era legata moltissimo all'azione, agli studi di Da Pra e al trascendentalismo della prassi. Ora, l'autore su cui studiò, a cui dedicò più di tutti, è, come voi sapete, Buridano, Giovanni Buridano, e lei ha curato sulla rivista un'edizione del De Suppositionibus che per molti anni, che si arriva fino agli anni 80, è stato considerato un testo, non è stato poi migliorata questa edizione, cioè è stata considerata canonica per molto tempo, perché apparve all'inizio degli anni 50 e si arriva agli anni 80, se non addirittura i 90, adesso io questo non saprei dire, comunque è stato per molto tempo un testo di riferimento canonico. Francesco Corvino, che Maria Elena Reina era nata nel 23 e morì nel 2005, Francesco Corvino, che insegnerà storia della filosofia medievale a Bari, era stato un giovane brillantissimo laureato in cattolica in greco, era un filologo classico naturale, si è laureato a 21 anni, 17 anni aveva già finito il liceo, come allora si usava, molto bravi, saltavano la terza liceo, no? Passavano direttamente all'università, a 21 anni si laureavano, ecco. Cosa incredibile, oggi incredibile, no? Lui si laureò con ottimo, come stimatissimo filologo classico alla cattolica, conobbe Da Pra, si legò moltissimo Da Pra e fece una seconda laurea da noi in statale su Ugolino d'Orvieto, poi fece un'attività neanche lunghissima perché purtroppo morì giovane, e adesso voglio dire che egli ha pubblicato, ha fatto l'edizione, la prima edizione delle Questiones in Libros Physicorum di Occam, che è il sostegno su cui si basa il suo lavoro maggiore sulla formazione del pensiero di Occam. Infine Arrigo Pacchi, che morì veramente molto giovane e fu l'allievo che Da Pra ebbe più vicino a sé, che gli fu certamente l'allievo suo più caro. Lui lo volle condirettore della rivista quando ancora c'era Da Pra, suo successore sulla prima cattedra di storia della filosofia, suo successore al CNR e addirittura suo segretario, questo non viene tanto ricordato, nell'Istituto della Resistenza, quando Da Pra lavorava all'Istituto della Resistenza nel dopoguerra, e chi lo aiutava era il giovanissimo Arrigo Pacchi. Collaborò molto alla rivista, di cui fu praticamente insieme a Da Pra direttore per gli ultimi 10 anni di vita, morì nell'89 Arrigo Pacchi. Si era laureato su Giovanni di Jandun e poi si dedicò al pensiero inglese fondamentalmente, prima alla diffusione del cartesianesimo in Inghilterra e poi a Thomas Hobbes, dove si vede di nuovo questa cosa qua, fece l'edizione di 2 inediti di Hobbes, uno sugli studi di balistica di Hobbes, come sono citati da Mersenne, si riteneva universalmente che fossero tratti dal De Corpore, e invece Pacchi ha dimostrato che derivavano da un manoscritto conservato a Parigi, De Motu Loco et Tempore, e quindi ha dato un contributo molto particolare e preciso ai suoi studi hobbesiani. L'altro, sempre hobbesiano, ha scoperto e pubblicato un elenco di testi che Hobbes aveva
in animo di leggere, che poi effettivamente lesse, che comprendeva dei grandi fisici medievali dell'età del francescanesimo inglese, che erano Bacone e Grossa Testa. E anche lì c'è questa edizione preziosa, perché e poi a fondamento sta, insomma, dà corposità ai lavori di Pacchi su Hobbes. Grazie. Grazie Rambaldi. Questo volume è curato, oltre da Rambaldi, da Giovanni Rota. Prego. Grazie. Anch'io ringrazio naturalmente la Casa della Cultura per aver preso spunto dal nostro volume per ricordare Dal Pra. Io, il mio intervento sarà molto breve, sarà poi limitato a una citazione che farò di Dal Pra, lettore di Banfi, visto che siamo alla Casa della Cultura, però vorrei dire due parole su come non ho conosciuto Dal Pra, perché abbiamo, diversamente dagli altri professori che stanno parlando, nel mio caso non ho conosciuto personalmente, non sono stato allievo di Dal Pra, non l'ho neanche conosciuto, non l'ho neanche mai visto, però penso anche di potermi arrogare il titolo di allievo indiretto, e penso anche di poter dire due parole sulla mia esperienza universitaria alla Statale di Milano, che può risultare esemplare. Io ho fatto filosofia all'inizio degli anni, mi sono laureato nel 93, ormai parecchi anni. Il mio incontro con i testi di Dal Pra è avvenuto naturalmente alla Statale, è stato un incontro con quella generazione che ricordava Fulvio Papi poco fa, di nutrita generazione, quei numerosi studiosi che alla Statale, al Dipartimento di Filosofia, insegnavano discipline storico-filosofiche, fondamentalmente c'erano parecchi esami allora da fare, c'era soprattutto un manuale, il manuale che allora era in genere proprio il manuale di Dal Pra, soprattutto però Dal Pra è stato per me la guida attraverso alcune monografie, alcuni studi, alcuni libri che ritengo ancora oggi, mi pare di poter dire, importantissimi, la prima guida e la prima chiave di lettura per affrontare, per leggere alcuni classici della filosofia. Si citava prima lo Hume di Dal Pra, io naturalmente l'ho letto all'università nell'edizione della La Terza, quella più rifatta, rinnovata, dove si sono persi alcuni dei giudizi che prima vedevamo, oppure posso ricordare un libro, secondo me, comunque molto bello, che è quello su Marx, stavo per dire, è un classico, però forse un classico dall'idea di un libro che bisogna tenere sugli scaffali della biblioteca, e questo libro forse merita ancora di essere preso dagli scaffali, di essere un libro come questo, come tanti altri libri di Dal Pra, merita di essere tenuto in considerazione per chi si occupa ancora di questi autori, di questi argomenti, così come ricordo di aver studiato anche per la filosofia medievale all'università i saggi su Holcott, su Gregorio da Rimini. E poi l'altra cosa che ricordo di Dal Pra è una cosa che ho notato l'altro giorno in libreria. Dal Pra ha curato, è stato il promotore a lungo, soprattutto per la Nuova Italia e poi per la Franco Angeli, ma soprattutto mi riferisco alla collana della Nuova Italia, della pubblicazione in Italia di numerosi libri di filosofia, di storia della filosofia veramente importanti. Mi riferisco alla traduzione del Cassirer della Vita e Dottrina di Kant, mi riferisco alla Fenomenologia dello Spirito di Hippolyte, a Gilson, oppure all'edizione per Feltrinelli del Kant di Martinetti, per esempio, che mi interessa particolarmente. Ebbene, vedo in libreria che adesso molte di queste pubblicazioni, importantissime, fondamentali addirittura, vengono ripresentate per vie traverse, sono arrivate ad altre case editrice, non mi è ben chiaro come mai, vengono ripresentate queste traduzioni, però indicando come curatore Tizio e Caio, ma non ricordando che, per esempio, il primo a mettere in piedi queste operazioni che consentivano la conoscenza in Italia di opere importantissime, il primo era proprio Dal Pra.
Mi riferisco per esempio alla, appunto a Ippolito, al Vita e Dottrina di Kant di Cassirer. Quindi da questo punto di vista, ripeto, la mia esperienza è veramente esemplare di uno studente di filosofia alla statale all'inizio degli anni 90 e già da questa indicazione che vi ho dato si può capire quanto sia stato rilevante, quanto sia stato importante anche al di fuori di Milano il contributo di Dalprà alle ricerche di filosofia e di storia della filosofia. Ora, il mio brevissimo intervento, come vi dicevo, vuole essere soltanto, leggerò una brevissima citazione che ricavo da, siamo alla Casa della Cultura. Banfi è sicuramente stato un autore molto importante, un punto di riferimento importante per Dalprà, che è ritornato più volte su vari aspetti della filosofia di Banfi, utilizzando spesso proprio Preti come mediatore, come chiave di lettura. Banfi, Dalprà conosce Banfi, lo sappiamo, lo veniva ricordato anche poco fa, entra in contatto diretto con Banfi, immagino negli anni 50, o comunque sono colleghi in università durante gli anni 50. Dalprà è stato detto prima come direttore della rivista, della presenza di Dalprà, che ha fatto fisicamente la rivista e quanto ha fatto per la rivista, cosa che è verissima, la rivista è la rivista di Dalprà, però va anche, ricorderei anche un altro aspetto del modo di lavorare di Dalprà, cioè la estrema disponibilità di questo studioso a entrare in dialogo, a coinvolgere anche altri studiosi nelle proprie iniziative. Ricordo che la rivista è stata fondata da Dalprà, certamente, ma all'inizio i direttori erano tre, ci sarebbero stati tre, avrebbero dovuto essere tre gli studiosi che gestivano questa rivista. Uno era Untersteiner, quindi tre studiosi di altissimo livello, uno è Dalprà, l'altro Untersteiner, il terzo è Buonaiuti, che è uno scrittore che però importantissimo, una figura importantissima nella cultura italiana del primo Novecento, che però muore subito. Dalprà avrà una collaborazione strettissima con Vasa più avanti soprattutto riguardo al trascendentalismo della prassi. Più avanti ancora ci sarà la partecipazione di Dalprà a questo movimento del neoilluminismo, che non so fino a che punto possa essere considerato un movimento compatto, omogeneo. Lo stesso Dalprà negli anni 80 parlerà di un movimento abbastanza omogeneo, non era molto convinto probabilmente neanche lui, però indubbiamente in questo ambiente stimolante vede una partecipazione, un dialogo continuo di Dalprà anche con altri studiosi, e soprattutto ricordo come nella storia della rivista ci sia stato, la rivista di Dalprà, ci sia stato anche un periodo in cui i direttori, c'era un comitato direttivo che coinvolgeva, oltre a Dalprà, siamo alla fine degli anni 50 e all'inizio degli anni 60, coinvolgeva anche Garene Preti, che erano reduci da un dialogo famosissimo nel 56 a Firenze intorno al modo di fare storia della filosofia. Ebbene, Dalprà li coinvolge, due figure molto vicine, soprattutto Preti a Dalprà, li coinvolge nella direzione della rivista. Questo a testimonianza della disponibilità di questo autore a accettare dei compagni di viaggio, a procedere nel suo cammino speculativo dialogando e avendo vicino figure come appunto Vasa e Preti, soprattutto, forse sono le più rilevanti. Banfi sicuramente è un autore di uno di questi compagni di viaggio di Dalprà, anche se in effetti il Banfi al quale guarda Dalprà penso che sia più il Banfi del 1926 che non il Banfi copernicano, il Banfi che immagino Dalprà abbia avuto come collega durante gli anni 50, il Banfi dei principi di una teoria della ragione. E la citazione che mi ero segnato, più che altro per la butto lì, naturalmente sarebbe meritevole di ben altro commento, ma per indicare qual è la strada, la direzione che prende il pensiero di questo nostro autore, la prendo da un saggio degli anni 80 che si intitola Kantismo ed Hegelismo in Antonio Banfi, e è uno scritto in cui, come si vede già dal titolo, è un gioco abbastanza
ricorrente tra coloro che interpretano Banfi andare a vedere qual è stata la fonte, l'autore di riferimento di Banfi. C'è chi dice Husserl, c'è chi dice Simmel, chi parla dei neocantiani. La direzione, l'indicazione che ci fornisce Del Pra, invece, va verso i classici, va verso Kant e Hegel, e soprattutto indica, sembra indicare, facendo riferimento al razionalismo problematici, al problematicismo kantiano, soprattutto al Kant dei principi di una teoria della ragione del 26, sembra indicare una strada, poi vi dico come mai utilizzo questo termine di strada, no? Una corrente, un percorso filosofico al quale lo stesso Del Pra sembra volersi riattaccare, sembra volersi riallacciare. La citazione è questa: il contributo filosofico di Banfi si configura così nel tentativo di aver raccolto l'eredità di Kant e di Hegel e di aver connesso il pensiero hegeliano alla critica kantiana e di averne tratto l'indicazione di un ampliamento e approfondimento della ragione nel senso di una sistematica razionale aperta della cultura. Questa è una terminologia che più banfiana non si può, l'apertura, la sistematicità aperta. Soprattutto mi sembra che sia interessante questo squarcio che nella storia della filosofia, questa linea che viene tracciata da parte di Del Pra, perché lo stesso Del Pra si pone, il suo stesso modo di affrontare la storia della filosofia e di innestare i filosofi di volta in volta studiati di non irregimentarli in un sistema di idee preconcetto, ma di inserirli nel loro, in maniera aperta, appunto, nel contesto in cui si muovono. Soprattutto, dicevo, questa strada che da Hegel a Kant porta a Banfi e quindi si risolve in Del Pra, si trova anche in Del Pra, e significativamente nella prima pagina di questo scritto ho usato il termine strada perché la polemica che il motivo polemico che anima Del Pra in queste pagine è riconducibile a, se la prende con i sentieri interrotti, cioè se la prende con coloro che, siamo negli anni Ottanta, si crogiolano nelle riflessioni intorno alla crisi della ragione e prendono dei ben poco rassicuranti sentieri interrotti, usa questa espressione heideggeriana, che sappiamo conducono nel bosco, conducono nella foresta nera e poi si perdono. Ebbene, mi pare che questa citazione, che ripeto sarebbe meritevole sicuramente di una considerazione molto più approfondita e articolata della semplice proposizione che faccio io questa sera, sia indice di una certa direzione, di un certo intento, di un'attitudine speculativa e di ricerca e intellettuale di Del Pra, maturata appunto lungo questa direttrice che ho delineato. E così chiudo e ringrazio. Grazie, Rocco. Alessandro Ghisalberti, prego. Sì, buonasera a tutti, grazie per essere stato accolto in questo simposio Ricordo di Mario Del Pra. Io sono stato sviluppato una limita di Del Pra nella sede della Cattolica. Allora erano due le facoltà di filosofia, quella della Statale e della Cattolica a Milano, e ho potuto seguire da quella sede gli studi di filosofia medievale, in particolare di Del Pra, ed è su questo argomento, in particolare su alcuni saggi di filosofia medievale di Del Pra, mi occuperò, perché la discepola diretta di Del Pra nel campo di storia della filosofia medievale è Maria Teresa, che parlerà, sentiremo subito dopo. Allora circoscrivo un attimo il mio intervento che ho preparato agli studi degli anni 50 comparsi sulla rivista di storia della filosofia. In particolare nel 54 vengono pubblicati due studi dedicati rispettivamente ad Anselmo d'Aosta e a Gaumilone,
mentre nel 1956 sulla stessa rivista vedono la luce gli studi sulle dottrine logiche di Olcott e di Gregorio da Rimini. Questi quattro saggi saranno raccolti poi nel 1974 nel volume Logica e realtà, momenti del pensiero medievale della La Terza. Ma nel presentare il contenuto di questi saggi, sono particolarmente articolati, voglio sintetizzare un po' sulla presentazione che è stata fatta della linea antimetafisica, o comunque presa di distanza dalla metafisica che Tal Pra sosteneva in quegli anni, come ci ha ricordato Fulvio Papi, per vedere delle sfumature. Quindi spero nella mia esposizione di riuscire a far vedere come questa distanza dalla metafisica in realtà poi avesse delle sfumature, lo spingesse Tal Pra a prendere delle posizioni, a modificare progressivamente i propri atteggiamenti. E quindi, diciamo, spero che non sia solo erudizione quello che vi verrò dicendo. Mi rifaccio anche però anche un'intervista che lo stesso Tal Pra rilasciò nel 1982 a Ines Bippi e Costante Maravelli, pubblicato nel volume Invito al Medioevo. Nell'intervista Tal Pra ricostruisce in prima persona il suo approdo alla filosofia medievale a partire dalle istanze sviluppatesi dal confronto con il pensiero di Erminio Troilo, con cui aveva discusso la tesi di laurea a Padova, e a partire dall'incontro personale, che era stato rapido ma incisivo, con Carmelo Ottaviano, dal quale aveva accolto il suggerimento di approfondire lo studio di Abelardo. Dalle discussioni con Troilo, subito dopo la tesi di laurea, Mario Tal Pra aveva recepito l'esigenza di studiare, cito, le prospettive del neoplatonismo nell'ambito della tradizione cristiana, per rendersi conto di come quella tradizione fosse stata influenzata dall'impianto di Dionigi Pseudo-Areopagita. A tal fine lo studio di Giovanni Scotto Rigen, la prima edizione del libro è del 1941, aveva consentito l'esplorazione dello spazio per una prospettiva unitaria che finiva, cito, per lasciar perdere la cesura drastica che doveva intravedersi tra Dio e la realtà. Un ulteriore motivo di interesse per lo studio della filosofia medievale si venne proponendo successivamente, in un'ottica di completamento storico degli studi di altre epoche della storia della filosofia, come l'età antica e quella moderna. Cito, da questo punto di vista direi, scrive Tal Pra, che un filo e una linea unitaria di ricerca mi si è venuta chiarendo, ed è questa: la individuazione nell'età medievale di due direzioni di pensiero, una che risale alla tradizione e all'impostazione platonica e che vede la continuità rigorosa, quasi un passaggio necessario tra pensiero e realtà, tra il pensiero, il linguaggio e la realtà come in una sorta di circolo. La seconda direzione è costituita dall'istanza tendenzialmente empiristica, che mirava a rompere questo schema, e questo lo vedevo in modo particolare in Gaunilone per quanto riguardava la discussione dell'argomento di Anselmo. E in Gaunilone, ancora citazione di Tal Pra, in Gaunilone a mio parere c'è proprio il tentativo di dare fondamento a una specie di teoria empiristica del significato. Come vedete, già queste citazioni ci danno una sintonizzazione su quello che era l'orientamento in relazione alla metafisica di cui ci ha parlato Fulvio Papi. Nel maturare gli studi di logica del secolo XII, che sono quelli contenuti nel volume che vi ho ricordato, Mario Tal Pra ha avvertito un legame stretto con la lettura
che Dal Pra aveva fatto dello scetticismo antico, e a ciò si aggiunga la convinzione ricavata da Giovanni di Salisbury, secondo la quale la logica, la dialettica e la filosofia hanno solo un valore introduttivo rispetto alla vita attiva, e concludono in un pragmatismo fideistico, liberando l'azione dell'uomo da rigide costruzioni presupposte. Questo orizzonte viene indagato dalla logica ed è ad importanti autori di trattati logici che Dal Pra indirizzò agli studi successivi. La pubblicazione di significative opere logiche di Abelardo, in gran parte inedite, di cui ci parlerà Maria Teresa, e poi il rapporto del studio del rapporto fra discorso, concetto e realtà nel pensiero di Anselmo e di Caunilone, costituiscono per Dal Pra un approfondimento del dibattito dei secoli XI e XII sulla portata delle strutture logiche e conoscitive. L'ambito della logica è coesteso all'ambito delle voces, all'ambito del linguaggio, che consente di delimitare i confini autonomi della scienza logica. La proposizione e l'argomentazione vanno considerate nella loro realtà propriamente logica, ossia nella loro realtà che si concreta linguisticamente. In una serrata lettura di tutti gli scritti di Anselmo d'Aosta riguardanti le arti sermocinali, Dal Pra esplica le ragioni in base alle quali si confrontano due concezioni della dialettica: quella che privilegia la cogitatio secundum vocem e quella favorevole alla cogitatio secundum rem. Per Anselmo, la struttura logica garantisce il pensiero circa la sua adeguazione al piano della realtà. La realtà delle nude voces è secondaria, mentre si deve dire che anche i concetti sono parole, verba naturalia, che non ignorano le cose e che dai verba naturalia dipendono tutte le altre parole. Dove si ha il verbum naturale non è richiesta alcuna altra parola per la conoscenza della cosa. La caratteristica della parola è quella di essere similitudine delle cose. Le parole sono dei tramiti verso le cose, rispetto alle quali quindi le voces sono subordinate. Dal Pra presenta la propria lettura del celebre argomento del proslogion, riportandolo entro questa tensione circa il modo di intendere il linguaggio, ossia ritiene che Anselmo polemizzi contro l'insipiens in quanto espressione di una concezione della dialettica ferma alla cogitatio vocum, al puro mondo degli enunciati, che ha sciolto il nesso tra parole e significati e non approda alla cogitatio rerum. L'unica possibilità per l'insipiens di pensare alla non esistenza di Dio è offerta dalla mera analisi delle voces, ossia nessuno che intenda quello che Dio è può pensare che Dio non è, anche se può pronunciare le parole con cui si dice che Dio non è. Ripeto, nessuno che intenda quello che Dio è può pensare che Dio non è, anche se può pronunciare le parole con cui si dice che Dio non è. Per pensare, oltre che dire che Dio non è, occorre rinunciare al piano dell'intelligere id ipsum quod res est. La spergenza del reale rispetto ad ogni seduzione di tipo razionale o metafisico costituisce il tema di fondo dell'analisi riservata al testo con cui il monaco Gaunilone tentò di confutare Anselmo e assunse la difesa dell'insipiens. Gaunilone obietta ad Anselmo che Dio, ovvero l'essere di cui non si può pensare qualcosa di maggiore, noi non lo comprendiamo,
ma sentiamo solo il suono delle sillabe e delle lettere. Dio non è oggetto della nostra esperienza, non esiste un concetto nel quale egli rientri e che ci possa servire per una conoscenza indiretta. Quindi per Gaglioni non riusciamo a pensare il significato della parola Dio sul modello di nessuna cosa reale già da noi conosciuta. Nelle pagine della sua ricostruzione molto complessa, Dal Pra appare affascinato dall'istanza di verifica delle parole sulle cose, che egli descrive anche come istanza di adeguazione dei concetti all'esperienza, assumendo come sinonimi i termini res vera e il termine esperienza. Siamo nel 1954 e Dal Pra è nella fase di ripensamento del trascendentalismo della prassi e prospetta un oltrepassamento verso quell'atteggiamento che i suoi biografi caratterizzano come storicismo critico, dove l'esperienza si connota per la sua determinatezza positiva e non metafisica. Restano da esaminare rapidamente gli altri due interessanti saggi sul XIV secolo compresi in questo volume, quelli sulla logica di Olcott e di Gregorio Darini. Nello studio dal 1956 sulla proposizione come oggetto della conoscenza scientifica nel pensiero di Roberto Olcott, Olcott è presentato come critico del realismo di Crathorne, di quel realismo che identifica l'oggetto della conoscenza scientifica con le cose esterne, con le res extra animam. Olcott è convinto che al massimo le cose sono la causa della conoscenza scientifica, non l'oggetto nel senso di ciò di cui si predica l'essere conosciuto o l'essere creduto. Pertanto alle domande che cosa credi o che cosa conosci o di che cosa dubiti, la risposta consiste nell'indicare delle proposizioni. Mentre oggetto della vista sono le cose, oggetto della conoscenza assertiva sono delle proposizioni. È l'enunciato ad essere propriamente creduto, saputo o dubitato. Valutando le tesi di Olcott, la tesi proposizionalista di Olcott e quella realista del suo avversario Crathorne, alla luce del trinomio logica-linguaggio-realtà, Dal Pra trova inadeguate entrambe le posizioni. Cito: lo sviluppo polemico delle due dottrine, quella che volgeva la sua attenzione principalmente alla struttura sintattica del linguaggio e quella che guardava con maggiore interesse alla connessione del linguaggio con la realtà sperimentale esterna, non poteva non mettere in evidenza i limiti di ciascuna delle posizioni contrapposte. Dapprima venne sviluppata ampiamente la critica della teoria che voleva identificare il piano dell'oggettività scientifica con quello dell'oggettività empirica. Si trattava di una forma di realismo che intendeva far sostenere il peso del valore della conoscenza scientifica proprio al mondo delle cose, direttamente colte e percepite nella realtà. Alla critica di tale realismo si accompagnò ben presto anche la critica della oggettività linguistico-sintattica. I limiti delle due posizioni sollecitarono la ricerca di una via intermedia, di una terza via fra oggettivismo linguistico-sintattico ed oggettivismo linguistico-empirico. Sono parole di Dal Pra, oggettivismo, i due tipi di oggettivismo. L'autore che per primo ha tentato una via media tra proposizionalismo e realismo è stato Gregorio Darini, cui Dal Pra ha dedicato il saggio del 1956, La teoria del significato totale della proposizione nel pensiero di Gregorio Darini. Alla posizione di Olcott, Gregorio obietta che
che non sono solo le enunciazioni che si possono dire vere o false, vere o falsi, possono dirsi anche i corrispondenti significati. È nota la teoria di Gregorio, il complexi significabili, i complexi significabili. I significati sono detti veri o falsi non tanto in se stessi quanto per il rapporto con la proposizione di cui sono significato. Tuttavia, per Gregorio da Rimini si può considerare anche il significato in se stesso, indipendentemente dall'esistenza attuale della proposizione di cui è significato. Basta l'esistenza possibile di una proposizione, la sua enunciabilità significabile, a rendere vero il suo significato. Se il dibattito complessivo, vado verso la conclusione rapida, se il dibattito complessivo circa l'oggetto della conoscenza scientifica si connota per Darpra come un positivo avvio del processo di elaborazione della dottrina della conoscenza scientifica, della sua natura e dei suoi caratteri, dal punto di vista storico, Darpra è convinto che la posizione di Gregorio da Rimini relativa al mondo logico ideale dei significati ridiede vita, cito, nella prima metà del secolo XIV all'apriorismo e all'interiorismo della tradizione agostiniana. Fine citazione. Quindi Darpra accentua il legame della teoria del complesso significabile con l'idealismo e l'interiorismo di matrice agostiniana. Pare così dell'avviso che il mondo dei significati logici o mentali sia irriducibile alla nozione di esperienza. La concezione dell'esperienza, potremmo forse dire, è in Darpra marcatamente positiva e perciò non suscettibile di dilatazione al mondo noetico come tale, nel senso di una reale inabitazione nella mente dei nomi e dei significati, che non equivalga all'ammissione di un mondo delle essenze. Quindi la posizione di Gregorio pare a Darpra più in consonanza con il dibattito contro il realismo estremo dei platonizzanti e contro l'eccesso di naturalismo presente nella visione della realtà naturale propria dell'aristotelismo. Vi ringrazio. Grazie Ghisolberti. Maria Teresa, prego. Io avrei in animo di cambiare, perché è molto tardi, e tengo a una cosa moltissimo, a che ci sia un'apertura a prospettive varie che sono interpretate da alcuni che vedo qua, vecchi allievi di Darpra, colleghi eccetera, e di rinunciare un po' alla lezioncina forse che avrei potuto fare e che verteva, accennerò soltanto, su una certa interpretazione acutissima, molto originale, che Darpra ha fatto in un saggio già del 78-79, ospitato con mio grande orgoglio in una mia collana, un mio libro. Ora, questa interpretazione era, mi interessa, questa interpretazione di Darpra di un certo aspetto della filosofia del pensiero di Occam, Guglielmo d'Occam, perché è tipica del suo procedere, almeno nei confronti dello studio del pensiero medievale, eravamo pochissimi, ed era veramente un colloquio anche di telefonate qualche volta. Io gli proposi, avendo portato da Londra un libro comprato sulle vie del Tamigi di Wilkes sul problema della sovranità nel 300, di leggerlo e di dirmi qualche cosa. L'avrei letto anch'io e avrei cercato di capire se avevamo lo stesso giudizio. A me pareva veramente
straordinario per la dottrina, ma insufficiente per l'interpretazione. E lui lo prese seriamente questo compito, ed era un uomo molto occupato nel 78, e rovesciò completamente l'interpretazione di Wilkes. Adesso mi domando se interessa questo, forse ci ritorno, però vorrei prima, permettimi Ferruccio, veramente aprire e interrogare loro, perché ci sono delle domande che possono fare solo loro, e noi dobbiamo forse rispondere con la dottrina che hanno dimostrato i miei colleghi, non c'è dubbio che sarà così. Vedo giusto che c'è qualcuno di voi che guardo fisso lui, perché abbiamo parlato talmente tanto di queste cose. Massimo Campanini, tu vuoi, hai un tuo ricordo? Non posso trarti a questo punto. Non puoi. Mi fa piacere. Viene a menare Teresa, mi fa piacere. Siccome continuiamo a parlare tra di noi, no, una volta tanto parliamo. Il Dalprà in sé, io mi sono laureato con Pacchi. Sì, però. Eri in casa di Dalprà. Sono, diciamo, un nipote di Dalprà rispetto a questo punto di vista. Però le due cose di Dalprà che più mi hanno coinvolto. Non puoi state... parlare dal microfono. No, ma credo che si senta. No, è la registrazione che mi sbaglia. Meglio che venga qui. Sono state il libro su Hume, che è stato citato più volte. Il libro su Hume, perché andava contro i miei interessi, perché io sono un metafisico invece. A me piace molto di più la metafisica, e quindi il libro su Hume andava proprio contro questo tipo di... Però d'altra parte ho fatto un... non mi ricordo che anni fosse, deve essere stato il 74 o il 75, un corso che ho fatto l'esame, sono lavorato con Pacchi, ma ho fatto l'esame con Dalprà, su un corso che aveva fatto sulla filosofia del diritto di Hegel. Aveva fatto un corso sulla filosofia del diritto di Hegel, e allora il contrasto tra Hume da una parte e Hegel dall'altra, perché io mi ricordo che leggendo la filosofia del diritto di Hegel per fare l'esame con Dalprà, in realtà sono diventato ancora più metafisico di quello che era prima. E qui mi piaceva Hegel, cioè mi piaceva l'idealismo di Hegel. Però a parte questo c'è la storia della filosofia che aveva curato Dalprà, in cui aveva per quell'epoca quella di Vallardi in 10 volumi, non mi ricordo quanti, che era una novità da molti punti di vista. Poi quella che ha fatto Gémonat più avanti, ma era un'impostazione diversa, perché vi apparivano anche, tiro l'acqua di un mulino, insomma, apparivano anche articoli e testi di filosofia orientale. C'erano gli articoli di Paolo Beonio, non perché era marito di Maria Teresa, ma perché io ho conosciuto Paolo Beonio prima di Maria Teresa, in realtà, e quindi c'erano gli articoli di Paolo Beonio sulla filosofia cino-giapponese, e guardando queste cose ho trovato, tra l'altro, una cosa stranissima, che Dalprà, giovanissimo, su una rivista che si chiamava qualcosa tipo Segno dei Tempi, aveva recensito due libri di filosofia cinese. Tra le sue moltissime recensioni, che il professor Rambaldi ricordava, c'erano anche due recensioni di filosofia cinese, di libri di filosofia cinese. Poi aveva scritto i testi di filosofia araba e di filosofia ebraica per il dizionario di filosofia, e quindi, voglio dire, aveva anche, se nonostante non fossero questi argomenti un suo interesse primario, evidentemente, però aveva anche questa apertura mentale di interesse possibile sulle filosofie altre. Ed è importante, secondo me, perché non perché ci siano, uso ancora Hegel, le notte di tutte le vacche sono nere,
nel senso di tutte le filosofie che sono tutte uguali, perché la filosofia cinese non c'entra niente con la filosofia, secondo me, con la filosofia di Averroè. La filosofia di Averroè è naturalmente diversa da quella di San Bonaventura. Però voglio dire, l'idea di avere in un certo senso la lungimiranza anche metodologica di poter aprire l'interesse della storia della filosofia a elementi di filosofia che non erano strettamente, come erano considerate allora, occidentali, mi sembra positivo. Tra l'altro poi a quell'epoca, voglio dire, la filosofia araba, ma anche la filosofia ebraica, non è che facessero molto parte del quadro, diciamo, regolare della storiografia filosofica. Quindi questo genere di apertura verso Oriente, se poi è Oriente, l'ebraismo, il cristianesimo e l'Islam non sono certamente Oriente, sono pienamente occidentali entrambi, anche a livello di filosofie di Averroè, di Avicebron o di pensatori di questo genere. Però per quanto riguarda la Cina e il Giappone, ricordo appunto gli articoli di Paolo Beonio e di questo tipo di apertura, che quindi, niente, ecco, tutto qua. Grazie di avermi dato per Massimo. Andava ricordato come caratteristica della sua apertura di dialogo, vero? E altri però hanno fatto segno. Marina, anche lei è stata un'allieva di Dal Pra, adesso insegna filosofia politica. Allora, io faccio parte, sono Marina Calloni, sono professore ordinario ormai dal 2002 di filosofia politica e sociale a Milano Bicocca, ma faccio parte di una delle vecchie generazioni, una delle ultime generazioni, una delle ultime generazioni di Dal Pra. Ho avuto voi come professori, in particolare il professor Papi al perfezionamento di Pavia, mentre lavoravo con Habermas a Francoforte. E perché voglio fare questa testimonianza? Perché appunto io ero una delle ultime generazioni, scritta nel 78, laureata nell'82 con Agazzi, ed erano anni molto difficili per noi, perché erano anni di piombo, erano gli anni in cui ci sgombravano l'aula, ma erano gli anni in cui Dal Pra teneva il pezzo, diciamo così, con degli auditori enormi, in cui con il fatto di attenersi all'interpretazione anche del testo ci dava però la possibilità di avere spazi di libertà enormi, e soprattutto in credere in quelle istituzioni che in quel momento erano veramente messi a dura prova, perché mi ricordo che ci fecero sgombrare l'aura quando ammazzarono il professor Paolo Galli. Ecco, quindi Dal Pra rappresentava quello, molto filologico, ma nello stesso tempo molto aperto ad aprirci spazi, soprattutto dialettici, di pensiero, vedendo sempre il punto di vista dell'altro autore. Io volevo quindi ricordare una delle ultime testimonianze, perché sono anche 25 anni, sì, i 25 anni di morte anche di Dal Pra, perché mi pare sia morto il 21 gennaio 92, quindi sono 25 anni anche, ed era una testimonianza di un libro che si chiama Intellettuale a Milano. Ecco, questo Pensare a Milano durò 3 anni, il lavoro appunto, poi ci fu un'edizione anche tedesca, e però fu presentato, mi ricordo, a Palazzo delle Spettelline come un libro storico. Perché? Perché venne pubblicato nel febbraio del 92 e diciamo così il mese dopo era scoppia Tangentopoli, gli intellettuali milanesi avevano cambiato la loro visione, diciamo così, della vita. Volevo quindi ricordare questa testimonianza, penso già il Pra ce la mandò in novembre, fu molto difficile averla perché non stava bene, alla fine veramente mi è dispiaciuto molto insistere, però ci tenevo perché era è l'ultima cosa, sì, sono 4 pagine, ci sono anche le vostre testimonianze, e volevo ricordare come lui vive anche Milano, ma soprattutto il rapporto tra istituzioni, potere, come le istituzioni danno anche, cioè chiaramente legate a questioni di potere, ma danno anche al soggetto la possibilità di essere tutelato e di trovare spazi. E soprattutto lui vedeva la sua influenza di intellettuale, come lui ricorda, perché era un'indagine qualitativa, come il fatto della
cattedra universitaria già ricordata, e soprattutto il giornale del Partito Socialista Italiano, l'Avanti, su cui lui scriveva. Terzo, l'impegno alla casa editrice Bocca. E quarto, l'impegno anche con Franco Angeli. Quindi vedeva l'intellettuale come nel rapporto tra insegnamento, case editrici, ma anche il rapporto con i partiti, che in quel momento si stava incrinando, ma comunque che per lui era importante. Se la professoressa Beogno mi dà la possibilità, leggerei l'ultima parte, sì. Due minuti, io penso delle quattro, posso? Perché è l'ultimo scritto. Esatto, poi casomai lascio le copie. Dice: ho avuto modo di riscontrare il ruolo che la città di Milano ha giocato nella mia formazione quando nel 1943 sono passata dal Veneto a Milano. Nei primi anni passati a Milano ho condotto una vita quasi clandestina, ma ho avvertito molto presto che mentre a Padova e a Vicenza, dove avevo vissuto prima, si era abituati a uno standard di vita intellettuale piuttosto monotono e limitato, sullo sfondo di una tradizione religiosa tradizionale conservatrice. A Milano invece si poteva, già nel primo dopoguerra, venire a contatto con indirizzi culturali molto più articolati e originali. Alludo in particolare alla scuola di Antonio Banfi e al suo razionalismo critico, con scambi culturali molto più elastici e impegnati con il resto d'Italia. E alludo alla pari alla formazione politica legata all'attività del Partito d'Azione, che in Milano ebbe, come si sa, la sua base preminente nell'azione e nell'organizzazione svolta in Italia. In particolare, la città di Milano ha giocato un ruolo significativo a quello europeo, sia dal punto di vista filosofico, sia dal punto di vista politico, e tale maggiore ampiezza di orizzonti è stata fatta intervenire nella formazione degli intellettuali che hanno operato nel suo contesto rinnovato subito dopo la fine della guerra. Per quanto riguarda il ruolo che gli intellettuali milanesi hanno nella trasformazione della città e della sua società, è abbastanza importante il fatto che nella loro formazione è quasi costantemente presente, rispetto a posizioni puramente teoriche, un riflesso accentuatamente pratico e pragmatico, e ciò nel senso che si è portati a non considerare l'aspetto puramente conoscitivo, intellettuale dei vari problemi, quanto piuttosto a tener conto della dimensione pratica e operativa delle varie posizioni teoriche. Vi è una sorta di pragmatismo tendenziale che sottende i vari problemi teorici e culturali e che spinge l'intellettuale a considerare in primo piano la trasformazione della società, specialmente di quella più vicina, che si viene articolando nelle strutture della città. D'altra parte, le varie tendenze pratiche di trasformazione della città e della sua società difficilmente restano a livello puramente pratico e tendono piuttosto a sollecitare il contributo specifico dei rispettivi gruppi di intellettuali. Così, l'aspetto più propriamente teorico e quello più specificamente pratico tendono a collegarsi e unirsi, dando luogo a un risultato ampiamente significativo e costruttivo. L'ultimo paragrafo. Per chiarire i problemi circa il fatto se esista un modello di intellettuale milanese tipico rispetto ad altre realtà italiane e se la città di Milano abbia avuto un suo ruolo nella tradizione intellettuale italiana, bisognerebbe svolgere approfonditamente un lavoro sulla storia. E tuttavia, appunto, come dice, un punto che bisognerebbe approfondire è quello che concerne il modo in cui l'attività intellettuale viene esercitata. E in proposito si può distinguere l'esercizio autonomo dell'attività intellettuale dall'esercizio strumentale di essa. Il primo, quello autonomo, si chiude quasi in se stesso e nella sua pretesa indipendenza, anche se con lo scopo di dare all'attività intellettuale una completa indipendenza e una totale giustificazione. Invece l'esercizio strumentale dell'attività intellettuale va normalmente alla ricerca del proprio risultato a livello della pratica e a tale livello ricerca e trova la propria normale integrazione. Non tutte le fasi e i momenti dell'attività intellettuali realizzano lo stesso grado di efficienza e di autonomia, ma certamente la realtà milanese dell'intellettuale si distingue rispetto ad altre forme a livello nazionale. Dunque, il primo tipo di intellettuale, quello autonomo, mentre sembra più autonomo, svolge nella sua attività un'autonomia astratta, mentre soltanto il secondo, quello di tipo strumentale, costantemente cerca la realizzazione della propria libertà nella modificazione della realtà concreta e determinata con cui si viene misurando.
questa era l'ultima testimonianza su testamento. Io credo che abbiamo fatto bene, quindi... Questo è l'ultimo scritto di Dal Pra, l'estremo scritto. L'estremo scritto di Dal Pra, e se non pensate che sia un narcisismo fuori luogo, mi fa molto piacere che in questo scritto, che del resto conoscevo, al secondo punto dell'importanza della figura dell'intellettuale, Dal Pra dice: la mia collaborazione all'Avanti, organo del Partito Socialista. Beh, io facevo la terza pagina dell'Avanti e avevo 22-23 anni, e devo dire che tormentavo un po' Dal Pra, chiedendogli sempre articoli, chiedendogli sempre interventi, e lui resisteva un po', ma dopo un po' non resisteva più e mi faceva arrivare il giorno dopo l'articolo, cosa che mi faceva un grande piacere, e stabiliva tra il maestro e l'allievo, che faceva allora un lavoro giornalistico, una dimensione di reciproca comprensione, di amicizia e suppongo anche di affetto. Bene. Posso? Beh, sicuramente. Se è quello che hai ripromesso di fare, sicuramente. Vediamo se mi hanno fatto un segno. Roberto Di Monta. Scusami, chiamo Enrico. Enrico, devo andare. Ciao. Grazie. Il mio intervento è un intervento come quello del professor Rota, anch'io non ho avuto la fortuna. Anch'io non ho avuto la fortuna di conoscere direttamente il professor Dal Pra, quindi la mia brevissima testimonianza non ha il calore di chi qui lo ha ricordato. Prego. Un attimo, poi parla. Prego. Mi spiace di disturbare. Marina, puoi venire incontro? Sì, grazie. E dicevo appunto che quando ho iniziato l'università il professor Dal Pra c'era ancora, però non insegnava già più, e quindi sono stato allievo dei suoi allievi, diciamo, soprattutto della professoressa Fumagalli, anche del professor Rambaldi e via dicendo, e mi è rimasta impressa una frase, un'espressione che utilizzava sempre Dal Pra, per dire come anche poi spesso quelle circostanze più contingenti, era questo il termine che utilizzava Fulvio Papi, ci portano poi anche a percorsi complessi, perché poi è stato il là che mi ha portato ad andare avanti negli studi, insomma, in un certo orientamento filosofico, di storia della filosofia medievale, eccetera. Cioè, ricordo a lezione quando la professoressa Fumagalli citava il professor Dal Pra e diceva: insomma, quando si arrivava ad un certo punto per cui si esagerava nelle pretese metafisiche, si diceva: insomma, non siamo qui a mettere le brache al mondo. E questa era l'espressione appunto che citava Dal Pra, che era, come dire, usuale, e che mi aveva molto colpito, perché per me Dal Pra invece era una sorta di figura mitologica, come dire, mi sarei stupito anche a incontrarlo fisicamente, nel senso che per me Dal Pra era un nome legato a una monumentale storia della filosofia, era il nome che c'era scritto su quel piccolo ma precisissimo volumetto che era il sommario di storia della filosofia, con cui ci si preparava appunto alla parte istituzionale degli esami, e mi aveva colpito appunto la capacità di uno studioso che sapevo così puntiglioso, così minuzioso, eccetera, che aveva insegnato come leggere, con quale acribia, insomma, filologica, leggere i testi, che avesse questa capacità, insomma, di riuscire a sintetizzare quello che era un complesso metodo storiografico. Si è parlato appunto di trascendentalismo della prassi, di empirismo critico, eccetera, riuscire a sintetizzarlo, ecco, in un'espressione sola, così efficace ma allo stesso tempo così, come dire, densa di significato, come appunto il mettere le brache al mondo, che per lui, come dire, costituiva un punto di riferimento negativo per orientare la sua pratica invece storiografica, una pratica storiografica che non vedeva nella realtà un semplice cammino, come si diceva prima, da Talete per realizzare
scomodarsi con Hegel o con l'attualismo di Gentile, ma invece è quello che la storia è, cioè un campo di possibilità aperto, e quindi la storiografia che studiava quella storia doveva per lui avere lo stesso carattere di apertura. Ecco, questo è il ricordo che volevo condividere. Grazie. Grazie di molto. Maria Teresa. Sì, ma se ancora qualcuno non c'è, ovviamente qualche testimonianza, un attimo, qualche domanda. Per esempio, Parodi lì, che Parodi ha studiato dal Pra in tutte le maniere, vieni a dirci qualcosa. Scusate, c'è una gamba che non funziona. Eh beh, tutti hanno qualche. Ma se funziona la testa, sei a posto. No, non so. Sì, hanno appena pubblicato il libro Mettere le Parole. Allora io. Sono col ricordo più se quello che penso è dal Pram me lo ricordo o l'ho studiato adesso, perché come succede, come già citava il professor Pappi, sono arrivato al punto in cui mi viene più facile, non so, un ricordo, io posso, il ricordo più vivo che ho è il primo corso che feci con dal Pram. Il programma quell'anno era Kant e Scotter Hugen, in questo ordine, filologia, prima Kant e poi Scotter Hugen, e Kant era il Kant di Martinetti, che lui aveva curato, l'edizione che aveva curato per la Feltrinelli, e ci fece un sacco di lezioni su Kant che mi sconvolsero la vita perché era bellissimo, e su Scotter Hugen era prevista una dispensa fatta da lui con testi tutti in latino, senza traduzione, che per noi era un incubo, già solo l'idea che poi avremmo fatto questa cosa. Quando stiamo per arrivare alla fase di iniziare Scotter Hugen, scoppiano i pasticci davanti all'università, la polizia lancia lacrimogeni e ce n'è per tutti i gusti. Allora la Pace fa un discorso, dice: a questo punto io dovrei passare a Scotter Hugen, non sono sicuro in questo clima di riuscire a spiegare il senso di mettersi a studiare questo neoplatonico fuori di testa del IX secolo, intanto che fuori di testa non l'ha detto, ma l'ha fatto capire perché l'ha studiato a lungo e ha capito che era fuori di testa, e lo diceva in termini molto raffinati, e dice: quindi non lo faremo e continuiamo con altre interpretazioni di Kant. A noi non ci è parso vero, cioè la dispensione in latino se ne andava, come dire, a dimostrazione della mia non vivacissima intelligenza ci ho messo una trentina d'anni, e poi ho capito perché mi sono messo a studiare dal Pra di nuovo. Ho studiato il trascendentalismo della prassi, ho studiato gli studi su Scotter Hugen, Gisalberti citava quello del 1941, però non bisogna dimenticare che nel 51 scrive una seconda edizione in cui ad esempio dice: non saremo noi a sostenere che, e cita le cose che lui ha detto nel 41, quindi c'era stata una certa variazione. L'idea di Dio che studia in Scotter Hugen nel 41 è tutta diversa da quella del 51, le parole sono le stesse, ma nel 41 è il punto di partenza e nel 51 è il punto d'arrivo, e mi ha cambiato totalmente l'idea di Scotter Hugen. Scotter Hugen ha fatto passare da quello che era nel 41 a quello che è diventato nel 51, diventava un sostenitore del trascendentalismo della prassi, di un trascendentalismo della prassi che aveva un forte sfondo religioso, e il Kant di Martinetti aveva un forte sfondo religioso. Quindi lui ci preparava con Kant e poi ci sparava questo Scotter Hugen che a quel punto avremmo dovuto capire. Però c'era un problema, la prassi stava andando da un'altra parte, fuori volavano i candelotti lacrimogeni, e lui in realtà ci ha detto: a questo punto il trascendentalismo della prassi è: continuate a studiare Kant, se volete capire qualcosa di quello che succede, uscite. Non ve lo posso spiegare con Scotter Hugen, andate sul marciapiede e capite che cosa sta succedendo. Dopo 30 anni ho capito che quello era stato veramente un corso sul trascendentalismo della prassi.
Bene. Io direi che possiamo, Maria Teresa, per dire che devi dire tu qualche a chiudere. Io vedo ancora intervento. Per esempio là c'è uno che si è alzato in piedi. No. Io ti suggerisco. Ah, non avevo visto, pardon, chiedo scusa. Sì. Possiamo fare un po' di... Sì, 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 certo, ci mancherebbe. Non avevo visto, chiedo scusa, anzi. Come? Non avevo visto che stava venendo. Ciao, Enrico, come stai? Ciao Sandro. Io molto brevemente vorrei ricordare il fatto che fu anche un grande maestro di filosofe, una l'abbiamo qui, un'altra la Maria Elena Reina e un'altra la Germana Ernst, che sarebbe è doveroso ricordare, grandi filosofe, grandi amiche, grande maestra. Due righe di quanto scrive preso dal volume sulla curato da professor Rotter e da professor Rambaldi, due righe di quanto scrive sul metodo anche di Dalprà la Reina. Dalprà riteneva incapace di far nascere un'autentica all'interno di un contesto in cui Dalprà riteneva che una filosofia da sola e restrittivamente interpretata fosse incapace di far nascere un'autentica filosofia, il suo intento era quello di dare la preferenza a coloro che in un'epoca o in un'altra, in una forma o in un'altra, avevano interrotto le tradizioni, problematizzato le sintesi, messo in crisi i sistemi. Sarebbe però riduttivo supporre che egli intendesse andare solo in traccia di indirizzi a lui congeniali, scetticismo, probabilismo, empirismo, nominalismo. Suo scopo era piuttosto evidenziare quanto tra secolo IX e XIV poteva accostarsi a fenomeni vitali e alle feconde tensioni del dopoguerra, le situazioni scomode, gli equilibri instabili, le voci di denuncia, le dissonanze. Questo è quanto riporta la Reina dell'insegnamento che lei aveva ricevuto dalla lezione di Dalprà. E un'altra cosa, e che abbiamo poi risentito nelle relazioni di questa sera, e un'altra cosa molto molto breve, è una piccolissima citazione che io vorrei prendere anche per ricordare la Germana Ernst, 111 del volume, ed è una piccolissima citazione dell'etica di Campanella, quasi a chiudere, insomma, prima della chiusa ufficiale. E, Campanella scrive, e la Ernst lo riprende, ricordando poi in maniera traslata dal Prà, chi ha 20 amici ha anche 21 teste e 42 mani e altrettanti occhi e altrettanti piedi ed è in tanti luoghi in quanto è a lui e loro, e vive tanto tempo quanti tutti loro, e da loro il suo nome viene moltiplicato in altri successori, come risulta evidente per quanti brillarono per virtù nel passato e che vivono ancora oggi nella fama. Grazie. Io vi ringrazio. Grazie. Vi diamo un flash per chiudere, professor Rambaldi. Mi ha sollecitato Federico con queste sue parole, che anch'io devo aggiungere una cosa. E cioè che ho preso poco fa che un allievo di Dalprà, che è qui presente in questo libro, è morto circa una settimana fa, ed è Lorenzo Calabi, c'è qui sua sorella tra di noi, e questo è anche per lui il suo ultimo scritto. Allora, visto che c'è stata la delicatezza di ricordare come assolutamente era necessario fare Germana Ernst, ricordiamo anche Calabi, che poi ha insegnato a Pisa, e che adesso non so se questo della Germana sia forse stato l'ultimo scritto suo, può darsi che sia possibile, perché è mancata poco dopo ed era già malata prima, e certamente per Calabi è stato l'ultimo scritto. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a te per questa iniziativa.
Righel hanno appena pubblicato un libro, mettere le braccia al mondo. Io ho sentito volentieri la piazza, non te lo dico, perché quello è curioso. Questa era Marina, sei stata molto brava. Se tu non mi dai quel libro, finisci con questo. Mio caro, me ne riparlo. No, io te ne ho dato in giuro, sì. Guarda che ti avevo la cara. Io passo. Ciao, non t'ho visto prima. Così vedo se ne ho una copia. Perché io sono curioso, come tu me l'hai detto. Sì, non ho mai filmato. Adesso vedo se ce l'ha lei, sul caso me lo siamo sentiti qualche tempo fa per il mio corretto. Vi ringrazio che sono stato l'età. L'età. Appartengo a quelli che devono dire siamo stati giovani. Grazie.